Ci sono in Italia 374.000 persone che si ammalano di tumore maligno, vuol dire che siamo sull'ordine di 1.000 al giorno. E questo ci dovrebbe far pensare rispetto ai dati che vengono dati giornalmente, dando notizia a questa parte, sulle problematiche connesse alla pandemia cosiddetta in atto. E sicuramente ragionare con un occhio diverso è fondamentale. Mi viene sempre a mente l'immagine del film L'attimo fuggente, quando Robin Williams, alias il professor Keating, sale sulla cattedra e dice ai suoi studenti: "Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso di guardare le cose da un punto di vista diverso. È quando crediamo di sapere che dobbiamo mettere in discussione le nostre certezze." Ma io vorrei aggiungere, non tanto perché vogliamo cambiare il paradigma o dire che tutto quello che ci ha preceduto è sbagliato, ma solo per guardarlo da un punto di vista diverso. E allora mi permetto di citare un premio Nobel che è Robert Lublin, premio Nobel per la fisica nel 1998, per un qualcosa che sembra, diciamo, ai più una cosa inarrivabile, l'effetto Hall quantistico. E lui ha scritto un libro nel 2005, Un universo diverso, e vi permetto di riportare un paio di frasi che lui dice perché vanno un pochino nella direzione di guardare le cose un po' oltre quello che ci appare o che crediamo di vedere. Nelle biotecnologie il progresso non consiste in una migliore comprensione della vita, ma nella realizzazione di nuovi medicinali, nella ideazione di nuove terapie e nella creazione di organismi artificiali per l'agricoltura. Quindi il progresso è legato solo a degli effetti applicativi per interessi, per altro. Beh, ce li viene passato come se fosse però qualcosa che ci torna utile per noi, per la nostra salute. Siamo arrivati a progettare inibitori della proteasi per la cura dell'AIDS, a ingannare cellule staminali in modo da procurarci organi di ricambio, e a inserire il gene alfa-carotene nel riso senza aver compreso alcunché dei meccanismi di regolazione delle cellule. Questo lo diceva nel 2005, ma oggi non è che sia tanto migliore la situazione. In ogni caso, possiamo perfino inventare valide terapie anticancro, sebbene il cancro sia fondamentalmente una disfunzione della regolazione cellulare, perché in fondo ci proponiamo di uccidere il cancro, non di capirlo. Ecco, questa la trovo una capacità geniale di affrontare il problema proprio guardando da una prospettiva diversa, guardare come funzioniamo, qual è il problema, per poi cercare delle strategie che siano rispettose di tutto e di tutti. Noi spesso ci troviamo in un contesto in cui tante persone ci parlano di scienza come se fosse la sorella di qualcuno. Io temo che tanti che ne parlano non abbiano ben chiaro che cosa sia, perché la scienza alla fine parte sempre da ciò che non sappiamo e cerca di raggiungere una descrizione oggettiva della realtà e anche delle leggi in forma matematica che regolano i fenomeni osservati, ma si parte sempre da quello che non si sa e soprattutto dai modelli che noi utilizziamo, perché noi rappresentiamo sempre la realtà con modelli, non è che la rappresentiamo con delle verità rivelate. Noi abbiamo dei modelli interpretativi e li usiamo e vengono modificati volta a volta in funzione delle nuove acquisizioni, perché la scienza non si basa su verità rivelate, quella è la fede, la teologia e altro. La scienza si basa sullo studio, la sperimentazione e le nuove acquisizioni che via via si possono fare. E quindi come facciamo a fare progredire la scienza? Facendo domande a chi? Non sempre alla solita sorella di qualcuno, ma alla natura, e cercare di comprenderne le risposte e non credere di avere le risposte a domande che non abbiamo mai fatto. E quindi lo scienziato non è la persona che arriva e dice io so tutto, ma è colui che ha dubbi, che accetta che le sue idee possano essere messe in discussione, che siano sbagliate o imprecise, perché alla fine quello che conta è cercare di capire come funziona la realtà che ci circonda, non tanto se io sono bravo più di qualcun altro, e quindi riuscire a mettersi in discussione per mettere poi in discussione il paradigma su cui si costruisce la scienza, non è per cancellarlo, ma perché se poi mi ritorna con
con la conferma di tutto quello che il paradigma ritiene vero, ho una potenza di fuoco molto maggiore, altrimenti vuol dire che quel paradigma è sufficiente per alcune cose, ma non è più sufficiente per altre, deve essere ampliato. In definitiva, dico sempre, quando Einstein propose la teoria della relatività, non è che ha cancellato il paradigma newtoniano, lo ha ampliato, e quando pochi anni dopo è nata la fisica quantistica, non è che ha cancellato il paradigma newtoniano, lo ha ampliato, per cui la fisica relativistica, sì, la relatività generale si occupa di processi su grande scala, quindi a scala astronomica, astrofisica, e non solo, naturalmente. La fisica newtoniana è per la vita di tutti i giorni, diciamo così, la fisica quantistica è per il mondo microscopico, quindi atomico e nucleare, è una semplificazione ovviamente, ma per capirsi, quindi tutto viene inglobato in un paradigma più ampio, perché poi, come diceva Crick, la vera risorsa nelle scienze sono le idee e le nuove ipotesi, a prescindere dal fatto che queste si rivelino giusto o sbagliate. Questo ci dovremmo ricordare sempre, come anche credo che sia importante ricordarsi sempre una frase di Einstein: l'immaginazione è più importante della conoscenza, perché attraverso l'immaginazione e la passione, come diceva Emilio del Giudice, perché la scienza è un animo passionale, che possiamo fare il salto in avanti, possiamo far progredire la scienza, possiamo far progredire la conoscenza. Allora, proprio per lanciare il discorso di oggi, e poi la relazione del professor Spaggiari, che saluto, e tutte le altre relazioni, io magari ripeterò delle cose che già sono note, però credo sia importante avere dei punti fermi, dei punti di riferimento. Intanto sappiamo che la medicina e la biologia, in modo sistematico e in modo, diciamo, assoluto, si basano sul paradigma biochimico, in cui è la chimica che regola tutti i processi metabolici e le reazioni che avvengono nei sistemi viventi, e nel sistema vivente umano in particolare. Certamente c'è una base importante, perché la biochimica ha avuto dei successi indubbi in tutti questi anni, negli ultimi 50 anni, e quindi la chimica è sicuramente ciò che descrive gli eventi a livello proprio delle reazioni, per esempio ossido riduttivo, dei processi metabolici, ma questo, vedremo ora nelle diapositive successive, è l'ultimo anello di una catena, che in realtà ha una base diversa, che non è di tipo chimico, ma di tipo fisico, perché i processi chimici sono processi a cortissimo range, cioè le molecole si riconoscono solo a distanze piccole, che vuol dire piccole distanze di un diametro atomico o molecolare. E allora, in questo senso, è opportuno pensare che il paradigma biochimico debba contenere, e anzi essere preceduto da qualcosa che spiega come avvengano le cose, che è il paradigma biofisico. Ovviamente non è che voglio tirare l'acqua al mio mulino in quanto fisico, ma perché la fisica in effetti si pone questa domanda: come funzioniamo? Com'è che la natura risponde alle nostre domande? Allora, se io vado a vedere, per esempio, qual è la distanza per cui due atomi di idrogeno si sentono chimicamente per fare un legame un legame molecolare, quindi creare una molecola di idrogeno, questo è addirittura un modello che risale agli anni 20 del secolo scorso, modello di Heitler e London, la distanza per cui due atomi di idrogeno si sentono è 0,74 angstrom. E 0,74 angstrom è equivalente, un angstrom è un decimiliardesimo di metro, quindi capite che si tratta di una distanza enormemente piccola, che è pari a grosso modo un diametro atomico in questo caso. E quello che si vede dal modello è che se io mi allontano per più di un diametro atomico, due diametri atomici, le molecole, due atomi non si sentono più. Va bene, uno dice, vabbè, ma questo è l'atomo di idrogeno, è l'elemento più semplice, ma se io prendo il cloruro di sodio, la distanza per cui lo ione sodio e lo ione cloro si sentono per fare il legame è 2,76 angstrom. Quindi se io poi amplio il discorso, inglobo molecole più grandi, atomi e molecole più grandi, si possono arrivare a decine di angstrom, a centinaia di angstrom, ma sempre quelle distanze sono quelle che quindi rappresentano i diametri delle mie molecole e dei miei atomi, per cui gli oggetti che devono interagire si sentono. Al di fuori di queste distanze, cioè per distanze maggiori, non si sentono più, e quindi è inspiegabile come possa avvenire.
dal punto di vista chimico la reazione, se le due molecole o i due atomi sono distanti. Perché dal punto di vista chimico, se io metto delle molecole dentro un reattore chimico, non è che A interagisce con B, A interagisce con tutte le molecole che può avere intorno a sé le più vicine. Diceva il professor Del Giudice, le molecole in un reattore chimico sono poligamiche, e fanno la reazione con la molecola che sono più vicina. In un sistema vivente invece questo non è reale, perché in un sistema vivente A va a cercare la sua molecola con cui deve interagire, la molecola B, anche se più vicino di B ci sono tante altre molecole che sono a distanze giuste perché una reazione possa avvenire. Invece la molecola A va a cercare la B anche se è distante svariati diametri molecolari. E questo appunto dal punto di vista chimico è inspiegabile. E quindi che cos'è che permette uno scambio di informazioni rapido e selettivo? Perché le reazioni sono estremamente veloci. E come fa quindi una molecola A a interagire solo con la molecola B? Come per esempio come fa un ligando a interagire con il recettore? Sappiamo per esempio che in medicina e in fisiologia il modello chiave serratura la fa da padrona, però non si capisce come fa il ligando a interagire con il recettore perché sembra che il recettore sia sempre aperto a aspettare che arrivi il ligando, che è come la chiave che entra nella serratura giusta. In realtà la reazione avviene all'ultimo momento. Quindi è importante porsi delle domande. Quindi come fanno le molecole a incontrarsi senza errori e in modo estremamente rapido e preciso? Ma possiamo anche chiederci come agisce un farmaco o un rimedio? Che cos'è il rigetto di un organo? Che cos'è l'effetto placebo? Come avviene una mutazione? In definitiva, se io prendo un farmaco per il mal di testa, e non è che mi trapano il cervello e lo metto direttamente sui recettori cerebrali, ma lo assumo per esempio per via orale, questo farà tutto il suo percorso e arriverà nel torrente circolatorio a livello del tratto intestinale. E da lì deve arrivare ai recettori cerebrali e ci arriva in tempi estremamente brevi. C'è uno che tiene la webcam Per così. Si cui quello che è importante. spegne la sua webcam, no? C'è qualche problema? No, no, vai, vai, c'è Ok, qualcuno allora. che interviene a microfono aperto, vai, vai. Ah, ok. Quindi quello che è importante è capire che ci sono dei meccanismi che non sono di tipo chimico, ma sono delle mappe di tipo fisico che permettono alle molecole di interagire fra di sé. Senza dimenticare, come dicevo prima, che noi descriviamo la realtà attraverso modelli interpretativi. Allora, vi anticipo fin da ora che il meccanismo che sta alla base del riconoscimento molecolare è il fenomeno della risonanza che Giorgio ha anticipato prima. La risonanza è quella condizione per la quale un sistema oscillatorio può essere messo diciamo, proprio in una oscillazione periodica se è sollecitato da un altro dispositivo che ha la frequenza uguale a quella del sistema che viene sollecitato. Quindi un diapason, prendiamo due diapason per esempio come nella figura. Se io prendo due diapason che tutti e due oscillano alla frequenza di 440 Hz, che è il La attualmente accreditato per l'accordatura degli strumenti, e li pongo vicini e percuoto il primo diapason, il secondo si mette a vibrare perché riceve una sollecitazione rispondendo alla stessa frequenza. Ovviamente se l'altro diapason risuonasse a 442 Hz non farebbe nessuna vibrazione, ma in realtà se sono sollecitati e rispondono alla stessa frequenza si mettono in risonanza, che è lo stesso principio per cui funziona la radio. E non solo la radio, ovviamente. Queste cose erano già state anticipate negli anni 20 del secolo scorso da un fisico matematico, scienziato russo, naturalizzato francese, che era Georges Lakoski. Lui diceva che la cellula è sede di un circuito elettrico oscillante che emette e riceve radiazioni. Questo ci permette di capire che se questo concetto ha delle basi solide dal punto di vista scientifico, quindi fisico in questo caso, si capisce come i sistemi, all'interno di sistemi viventi, le cellule possono comunicare, come le molecole possono comunicare attraverso meccanismi di risonanza e di sincronia. Quindi lui diceva che
praticamente ogni sistema vivente ha un filamento nucleare immerso in una massa di protoplasma. Vorrei far notare che lui diceva in un periodo in cui non si conosceva ancora l'esistenza del DNA, si ipotizzava che ci fosse qualcosa, ma ancora non si conosceva. Però lui, attraverso lo studio delle caratteristiche risonanti, aveva capito che appunto il filamento nucleare di natura non ben definita si comporta come un elemento di un circuito oscillante di piccolissima lunghezza d'onda. E quindi è l'oscillazione cellulare che modula la comunicazione fra questo filamento, che sarebbe il DNA, e la cellula, che è specifica dell'attività vitale ed è caratterizzata per ogni cellula dalla frequenza propria e dall'intensità della radiazione, che sono specifiche. Quindi, sempre Lakowski diceva, una cellula normale è in equilibrio oscillatorio e tende a conservare questo equilibrio. Una cellula malata è in disequilibrio oscillatorio sotto l'effetto di forze esterne o interne. L'arte di conservare la salute è mantenere l'equilibrio oscillatorio cellulare. Allora, io in genere faccio vedere, ma non è questa la sede, perché sarebbe caricare troppo la rete, quindi probabilmente non si vedrebbe nulla, ma lo potete trovare su internet tranquillamente, un video che è relativo alla sincronizzazione dei metronomi. Questo video, i metronomi sono degli strumenti per battere il tempo in musica, sono come dei pendoli rovesciati in definitiva. Il metronomo è un dispositivo che quindi ha un'asta che può essere messa in oscillazione e un peso che, posizionato in un punto ben preciso di quest'asta, permette l'oscillazione, quindi battendo il tempo più veloce o più lento. In quel video, in uno di questi video, per esempio, c'erano 5 metronomi, ma se ne possono mettere 60, 100, due soli, la cosa non cambia. 5 metronomi appoggiati su una mensolina, a sua volta appoggiata su un tavolo. Vengono messi in oscillazione casuale, quindi questi, siccome il peso di ogni metronomo, il pesettino che deve far battere il tempo all'asta, sono tutti alla stessa altezza, questi lo battono, cioè oscillano nello stesso modo, ma in modo totalmente asincrono, cioè ognuno va per conto suo. Ma nel momento in cui l'operatore prende due lattine, le mette in orizzontale sul tavolo e appoggia la mensolina di legno che sostiene i metronomi sopra queste due lattine, si vede che le lattine cominciano a fare delle piccole semirotazioni, la mensolina comincia a oscillare orizzontalmente e i metronomi si accordano e quindi vanno in sincronia. Nel momento in cui, in pochi secondi questo, nel momento in cui poi l'operatore prende la mensola, la riappoggia sul tavolo, quindi togliendola dalle due lattine orizzontali, tutto ritorna come prima, in un tempo ancora più veloce, quindi ancora meno secondi, per cui i metronomi vanno fuori sincronia. Questo è un sistema inerte in cui vedo un fenomeno caratterizzato dalla fisica classica, ma noi funzioniamo nello stesso modo, in modo ovviamente più complicato, ma il concetto è lo stesso. È quello che diceva in definitiva Lakowski 100 anni fa: un sistema vivente che oscilla in modo sincrono è in uno stato di buona salute. Se le oscillazioni non sono più sincrone, siamo in uno stato di malattia. Lui l'aveva provata questa cosa anche facendo un esperimento con dei gerani. Questa cosa è famosa, si trovano queste informazioni. Aveva preso 5-6 vasi di gerani e li aveva sottoposti all'Agrobacillus tufefaciens, che è un batterio gram negativo, mi pare, che crea la morte della pianta, perché va a colpire il DNA della pianta e viene una sorta di tumore alla pianta stessa. A uno di questi gerani aveva messo, attraverso una asta di legno, diciamo, inserita nel terreno, nella terra del vaso, un anello di rame che non era chiuso su se stesso, ma rimaneva aperto. La cosa sorprendente è che nel giro di pochi giorni i gerani morirono tutti, tranne quello che aveva questo dispositivo, che era un dispositivo in qualche modo risonante, cioè un dispositivo di autoinduzione. Ora io non entro nel dettaglio di queste cose, però di tutte le affermazioni che faccio, e che mi scuso perché non posso, per questione di tempo, dare il dettaglio scientifico, quindi vi chiedo anche di avere la fiducia su questa cosa, però me ne assumo la responsabilità e sono in grado di giustificare ogni affermazione che faccio. Questa cosa è interessante perché
fatta la foto a distanza di tempo, in questo caso si parla, se non sbaglio, di 3 anni, la pianta era continuata a crescere in modo straordinario, e qui ci sono le altre due piantine, invece erano morte da tempo, che sono rimaste. Questi studi ci fanno capire come in realtà si dovrebbe aprire la mente su orizzonti diversi, come ci ha sollecitato a fare Giorgio anche prima. Quindi, se vogliamo capire come le molecole possano incontrarsi, abbiamo una chiave di lettura che è quella per la quale la comunicazione avviene attraverso meccanismi di risonanza. Quindi, superare il paradigma biochimico in cui si pensa che le cose avvengano come se fossero in un reattore biochimico no, è necessario, perché altrimenti non riusciamo a capire nel dettaglio cosa succede. Ripeto, il paradigma biochimico è fondamentale per la descrizione del processo ultimo di un evento, ma non fa capire quello che ci sta prima. Se io voglio capire come stanno le cose, devo avere il quadro generale della situazione. Quindi si capisce come in fisica e in biofisica noi abbiamo continuamente a che fare con processi oscillanti e periodici. Per esempio, se io voglio rimanere in un discorso, diciamo, ordinario, posso pensare ai ritmi circadiani, circamensili che avvengono nel nostro corpo. E cerchiamo di descriverli nel modo, questi diciamo, andamenti oscillanti e periodici, nel modo più semplice possibile, cioè attraverso delle onde. Un processo oscillante può essere tradotto come un pendolo in oscillazione, che è una variazione del moto circolare uniforme. Che significa questo? Immaginate, per esempio, di avere un cerchio messo in verticale con una guida in cui può scorrere una pallina che io metto in rotazione, quindi la pallina non cade perché, pur essendo in verticale il mio cerchio, il mio circuito, perché ha questa guida che lo tiene all'interno, questa si mette a ruotare e io la illumino dall'alto. Illuminandola, il movimento della pallina creerà un'ombra, una proiezione che oscillerà, farà una sorta di riga da destra a sinistra sul piano. Se io poi al movimento di questa proiezione collego un pennino che genera una traccia, questo sarà inizialmente una traccia solo che va in su e in giù, ma se ci metto un foglio di carta che scorre, il pennino formerà una figura che non è altro che una sinusoide. Quindi un processo oscillante può essere tradotto in un segnale frequenziale di tipo sinusoidale che io so trattare matematicamente, perché poi il problema è quello. Ci devo poter fare dei calcoli sopra, mi devo semplificare la vita. E allora ce la semplifichiamo, per quanto poi le dinamiche dei sistemi viventi siano molto più complesse. Non è che posso descrivere i sistemi viventi solo con dei processi sinusoidali semplici. Sono, diciamo, combinazioni di frequenze, quindi sono sistemi estremamente complicati, ma io cerco sempre di riportarmi nella condizione più semplice che so trattare matematicamente, e allora la condizione più semplice è quella del sistema oscillante semplice, una sinusoide. Quindi quando io si parla di questo, si parla di frequenze, lunghezze d'onda, eccetera. Allora, le grandezze Guido, non ti sentiamo adesso. Guido? Non ti sentiamo, Guido, ora. Guido, non ti sentiamo. Mi senti, Giorgio? Ecco, adesso sì. Eri andato via per 2 minuti. Per un minuto. Ok, Dove vi siete dove mi avete perso? Quando stavi passando a questa diapositiva, quella prima. Ok. Allora, quella prima l'avete vista, l'avete capita? Sì. Perfetto. Allora, noi quindi abbiamo frequenza, periodo. La frequenza indica quante volte il fenomeno si ripete uguale a se stesso nell'unità di tempo. Il periodo indica il tempo che ci mette un'onda per fare un'oscillazione completa. La lunghezza d'onda è la distanza tra i due picchi o le due valli dell'onda, l'ampiezza è la massima variazione della grandezza. E qui è la rappresentazione, diciamo, di quello che sappiamo. Quindi è rappresentata la lunghezza d'onda, l'ampiezza dell'onda, l'oscillazione. Ora, quando parliamo di biofisica, non necessariamente parliamo di biofisica quantistica,
ma questa va assolutamente considerata per cercare di capire come funziona un sistema vivente. Quindi fino ad ora, anche nel parlare di come funzionano per esempio i fenomeni di risonanza, questo è un fenomeno di fisica classica che è descritto dalla meccanica newtoniana, ma se io vado a fare un discorso a livello atomico, devo necessariamente introdurre un qualcosa di ancora più spinto rispetto alla meccanica newtoniana, che non riesce a spiegare certi fattori atomici e nucleari, e devo far ricorso alla fisica quantistica, che appunto si occupa di descrivere il comportamento della luce e della materia e le loro interazioni, appunto con particolare riferimento alla scala atomica e nucleare. E come diceva, premio Nobel per la fisica Richard Feynman, una delle menti più brillanti del secolo scorso, le cose su una scala molto piccola, quindi quella atomica e nucleare, avvengono in un modo che è molto lontano dalla nostra esperienza, da quello che ci aspetteremmo di vedere. Soprattutto perché a livello fisico, atomico e nucleare, la materia e la radiazione si comportano, hanno un comportamento così strano che noi non riusciamo a avere come rappresentazione nella nostra vita quotidiana, che è il cosiddetto dualismo da corpuscolo, cioè lo stesso oggetto si manifesta con questa proprietà inaspettata e controintuitiva, sia come onda che come corpuscolo, cioè sia come onda che come particella. Questo vale per la radiazione elettromagnetica, vale per la parte corpuscolata come elettroni, protoni, eccetera. Questo duplice aspetto, attraverso diciamo l'ipotesi di Bohr del principio di complementarietà, è tale per cui se finché io non faccio una misura, un oggetto conterrà contemporaneamente queste due proprietà di essere un'onda, di essere una particella. Quando io lo osservo, allora si formerà l'onda o la particella, cioè si comporterà come se fosse un'onda o come se fosse una particella. Quindi in pratica, a livello fisico, atomico e nucleare, si sostituisce onda o particella con onda e particella. Il principio di sovrapposizione afferma che se un sistema si può trovare in due stati distinti, si può trovare anche in una loro combinazione lineare. Quindi se A e B sono due stati che attribuiscono una proprietà a una particella, qui c'è scritto per esempio due luoghi differenti, ma dal punto di vista fisico potrebbe essere lo spin, su o giù. Lo spin è il vettore che rappresenta diciamo il moto della trottola del mio atomo, della mia molecola, che ovviamente tutti gli elementi ruotano in senso orario o antiorario, quindi lo spin indica il vettore che indica se la rotazione avviene in senso orario o antiorario, quindi sarà diretta verso l'alto o verso il basso. Quindi se io attribuisco a una particella la possibilità di avere spin su o spin e spin giù, potrà avere anche una qualunque combinazione fra queste due. Perché ho detto questo? Perché se noi teniamo conto di queste cose, apriamo un orizzonte per poter vedere la realtà dei nostri sistemi viventi e anche la realtà fisica della natura in un modo diverso. Dice Paolo Manzelli, chimico fiorentino, amico comune sia mio che di Giorgio che del professor Spaggiari e di altre persone che partecipano a questo incontro. Viviamo in un'epoca in cui manteniamo schemi mentali obsoleti di ordine meccanico, mentre abbiamo necessità urgente di categorie interpretative radicalmente diverse e capaci di superare le limitazioni imposte dal modello meccanico. Allora, perché ho parlato del dualismo onda-corpuscolo? Perché uno dice, va bene, ma questo è un fenomeno che avviene su piccola scala, nella quotidianità non ce ne frega niente. In realtà, nel 1931 fu ideato il microscopio elettronico, che è quello che poi ha permesso di evidenziare i primi virus. Sono stati due fisici, Max Knoll e Ernst Ruska, che si sono basati proprio su questo fatto, che la lunghezza d'onda associata agli elettroni è molto più piccola, se io considero l'elettrone non come particella ma come onda, è molto più piccola di quella della luce visibile, che oscilla fra 400 e 700 nanometri. Quindi se io riesco a costruire un microscopio che non è basato sulla luce, un microscopio ottico basato sulla luce visibile, ma un microscopio basato sull'interazione degli elettroni con l'oggetto che io voglio osservare,
cellulare, quindi microscopio elettronico, posso ottenere e rivelare particolari molto più piccoli di un microscopio ottico. Il microscopio ottico non è in grado di mettere in evidenza. Quindi questa è stata una delle prime applicazioni, sperimentali del dualismo onda-corpuscolo. Logicamente, io prima ho fatto riferimento al virus, di cui oggi se ne parla in continuazione. Ok, giustamente, a volte in maniera esagerata, in maniera anche fuorviante. Però noi perché è importante? Perché noi spesso del virus alcune cose le sappiamo che è un parassita obbligato, che ha bisogno di interagire con il recettore, le proteine spike del virus si attaccano, di qualunque virus si attaccano a degli specifici recettori, ma perché lo cito? Perché noi lo continuiamo a studiare con un oggetto meccanico, che si muove attraverso goccioline d'acqua, di particolato, che gli sfortunati se lo beccano e quegli altri invece, altri più fortunati, come se fosse una questione di sfiga o di fortuna, no, come se poi il sistema immunitario fosse un optional per certi versi, mentre dovremmo considerare quello che si è detto fino ad ora, per come fa un virus che entra nel corpo umano a andare sui recettori giusti, ci fa per meccanismi di risonanza, cioè mima in qualche modo la capacità che il sistema ha di agganciarsi a uno specifico ligando. Allora, se io riesco a interpretare questa cosa dal punto di vista fisico, potrei avere degli strumenti per cercare non solo di capire come funziona il virus, ma come posso io cercare di interferire con la sua azione. Per esempio, il virus, come il coronavirus, che è un virus a RNA, quindi è mutageno, è comunque sempre un software, cioè è comunque una serie di frequenze che diciamo entrano in gioco. E se io mi riferisco per esempio a dei lavori fatti all'inizio di questo secolo, nel 2001, Nature Biotechnology, Cooper e i suoi collaboratori hanno fatto un lavoro che io ho già citato altre volte, Direct and Sensitive Detection of the Human Virus by Rupture RNA Scanning, in cui loro hanno fatto una cosa molto semplice, hanno preso il virus dell'herpes simplex di tipo 1, hanno spalmato una piastra di quarzo con del materiale biologico, ci hanno fatto crescere il virus e hanno collegato questa piastra a un sistema di amplificazione, un sistema di corrente e di amplificazione. Dando corrente, la membrana di quarzo si è messa a vibrare come se fosse l'altoparlante di un dispositivo di musica e a un certo punto, a una data frequenza, il virus si è staccato dal dispositivo. Questa cosa sarebbe molto importante da tener conto quando studiamo questi fenomeni. Ho quel fatto, non so. Mi sentite? Sì, vai, vai, che qualcuno non aveva tacitato il microfono, vai pure. Ok. Recentemente, per esempio, sempre su questa linea, a Siena, nel laboratorio di microbiologia e virologia, alle Scotte, è stato evidenziato che esporre una provetta contenente SARS-CoV-2 alla luce blu, che ha uno spettro tra 400 e 440 nanometri, con una potenza quindi una sorta di luce laser, però nel visibile, con una potenza di 120 milliwatt al centimetro quadrato, per un tempo di uscita da 15 a 30 minuti, ha abbattuto totalmente la carica virale. Ora, questo non è che sia una novità clamorosa, perché in realtà nella cromoterapia, anche se è considerata una terapia alternativa non scientifica, quindi quasi come se fosse una sorta di fake o di bufala, sappiamo che la luce blu è battericida. D'altra parte, sappiamo anche che la terapia fotodinamica, che è conosciuta da almeno 40 anni, dice queste cose, cioè dice che io posso attivare certi farmaci utilizzando la luce. E ci sono dei medici che utilizzano la terapia fotodinamica per immettere, come fossero delle flebo, la luce laser nel visibile, quindi la luce gialla, o una luce rossa, o una luce blu nel nostro corpo. Certo, sono cose che vanno fatte sotto, con delle precise precauzioni, con delle precise attenzioni, sono delle cose che andrebbero studiate e sperimentate. Il problema è che rimangono confinate come se fossero delle cose da New Age, e
come se non avessero nessuna credibilità, mentre secondo me sono delle cose che meriterebbero un'attenzione diversa. Anche l'analisi che viene fatta degli organismi geneticamente modificati e quello che noi possiamo fare, per esempio modificando il DNA, come è stato fatto anche recentemente, facendo degli inserti sulle basi del DNA mitocondriale attraverso una tossina batterica per interferire con certe patologie, ma come viene fatto a volte con il DNA nucleare per creare degli organismi modificati, come sembra che sarà fatto con i vaccini della Pfizer e della Moderna, che in fin dei conti sono delle sorte di OGM, è un giochino che, come diceva Loughlin nel 2005, andiamo a manipolare qualcosa che non conosciamo, di cui non conosciamo gli effetti, non solo sul breve termine, perché quello uno può anche dire, io nel breve termine ho delle risposte positive, ma fra 3 anni, fra 5 anni, fra 10 anni che succederà? Quindi rischiamo di creare dei problemi perché manipoliamo qualche cosa di cui non conosciamo nella sintassi, nella grammatica, conosciamo solo la sequenza delle basi, per esempio. Ora, finora si è parlato quindi di fenomeni di risonanza, ma la risonanza che si viene a creare tra i sistemi atomici e molecolari è di tipo, di che tipo è? È meccanico-acustico, come succede per il diapason, o come succede per esempio per i metronomi messi in oscillazione, o di altro tipo? Allora si può intanto rispondere dicendo che sicuramente c'è una parte che riguarda l'acustica meccanica, per esempio se io considero il DNA come un quasi cristallo aperiodico ma ordinato, una volta che io lo comprimo dentro il nucleo, perché il nucleo di una cellula ha un diametro di circa 5 micron, cioè 5 milionesimi di metro, il DNA se io lo tiro è lungo 2 metri, ma è talmente sottile che può essere compattato nel nucleo, nel momento in cui si compatta all'interno i suoi movimenti di compressione generano dei segnali di tipo acustico che si chiamano biofononi, che sono onde particelle legate al campo vibrazionale acustico, ma ci sono anche tutti i meccanismi elettromagnetici con generazione di biofotoni che sono onde particelle del campo elettromagnetico. Questo perché? Perché il DNA stesso, come anche gli atomi che sono sempre presenti in forma ionica nel nostro corpo, come in ogni sistema vivente, o le molecole che hanno siti di legame carichi positivamente, nel momento in cui sono in movimento, generano sicuramente il campo elettrico, il campo magnetico e il campo elettromagnetico. Allora, una cellula, come ha detto Giorgio, contiene circa 100.000 miliardi di cellule. In una cellula avvengono 100.000 reazioni al secondo. Addirittura un farmacologo francese, Georges Salesi, è spinto a stimare che in un grammo di materia vivente avvengono 10 alla 38 reazioni per grammo, appunto. Queste reazioni sono tutte sincronizzate, sono perfettamente bilanciate nello spazio e nel tempo, e quindi c'è da capire come questa sinfonia sincronica, come quella dei diapason, possa avvenire. E allora, se io da fisico guardo quali possono essere le forze che entrano in gioco, so che quelle riconosciute, accreditate ormai da quando le conosciamo queste cose, sono 4 le forze fondamentali presenti in natura: gravitazionale, elettromagnetica, gravitazionale quella fra i corpi, l'elettromagnetica quella fra particelle cariche e fra oggetti carichi, l'interazione quindi di tipo repulsivo attrattivo, l'interazione, la forza debole è quella della emissione, del decadimento nucleare delle particelle, la forza forte è quella che tiene insieme i nucleoni all'interno del nucleo. La base, però, per quanto riguarda i sistemi viventi, si può ipotizzare ragionevolmente che sia di tipo elettromagnetico. Allora, vediamo di precisare velocemente, perché poi cerco di arrivare alla fine, cosa significa radiazione elettromagnetica. La fisica quantistica ci ha permesso anche di avere dei modelli dell'atomo diversi da quelli che si conoscevano prima dell'introduzione della fisica quantistica, dove si pensava che l'atomo fosse costituito da un nucleo circondato da elettroni che gli orbitano intorno come se fossero dei pianeti intorno al Sole. Questo modello però è fallace perché non si tratta di elettroni come oggetti neutri, ma oggetti carichi. Il nucleo è positivo, l'elettrone è negativo. Proprio il suo movimento di rotazione li farebbe perdere energia ogni giro, si chiama radiazione di frenamento,
perché un oggetto che si muove di modo circolare accelera o decelera continuamente e quindi poi cadrebbe nel nulla, quindi quel modello non andava bene. Può funzionare per certe cose, ma non va bene. Allora fu Bohr che ipotizzò un modello, che tuttora è valido, con opportune varianti, ma insomma sostanzialmente quello in cui il nucleo è circondato da livelli energetici e gli elettroni occupano i livelli più bassi, fino a occupare tutti i livelli disponibili, ovviamente, per i nuclei, per gli elementi più pesanti. Il salto di energia, cioè io posso avere un salto di energia di un elettrone da un livello fondamentale a un livello superiore solo se arriva all'elettrone stesso una fonte di energia che in qualche modo lo colpisce e che è pari al salto di energia fra il livello fondamentale e il livello a cui l'elettrone può saltare. Allora a quel punto lui va in uno stato cosiddetto eccitato, da cui poi si disercita emettendo, facendo il salto alla rovescia, cioè tornando allo stato fondamentale, ed emettendo una radiazione che è esattamente della stessa energia di quella che ha generato il salto. In questo caso si parla di atomo eccitato. Se invece l'energia che arriva è tale da strappare l'elettrone dall'atomo, allora noi parliamo di ione, stato ionizzato. E vi dicevo che nel nostro corpo gli atomi sono tutti in forma ionica, anioni o cationi, il potassio, il sodio, il calcio e il magnesio sono in forma ionica, come il cloro, Cl-, K+, Ca2+, e via dicendo. E quindi vediamo come la radiazione elettromagnetica in realtà è la forma di energia associata alla propagazione nello spazio-tempo del campo elettromagnetico. Allora, detto questo, e quindi vedendo che la radiazione elettromagnetica del visibile è solo un piccolo specchiettino, un piccolo spaziettino dell'immensità di tutta la radiazione elettromagnetica possibile, ci dobbiamo porre che cosa sia poi in realtà. Vi dicevo che gli elementi che sono presenti nel sistema vivente sono ioni o comunque proteine che hanno siti di legame carichi. Allora, una particella, una carica, diciamo isolata nello spazio, perturba lo spazio stesso generando quello che si chiama campo elettrico. Campo è l'espressione formale con cui si descrive come un oggetto perturba lo spazio. Quindi il campo elettrico è una perturbazione prodotta da una carica isolata, ferma, statica, carica elettrica statica. Se la carica si mette a muoversi di moto rettilineo uniforme, quindi a velocità costante, genererà anche un campo magnetico, però il campo magnetico associato al campo elettrico risultano indipendenti, cioè non si agganciano insieme, c'è il campo elettrico e c'è il campo magnetico. La cosa cambia nel momento in cui entra in gioco una accelerazione o decelerazione della mia carica. Se la carica si mette a andare di moto uniformemente accelerato, che sia appunto accelerato o decelerato, non cambia nulla, allora i due campi si agganciano, il campo elettrico si aggancia, si lega stabilmente al campo magnetico e abbiamo il campo elettromagnetico. La manifestazione del campo elettromagnetico è attraverso delle, noi le chiamiamo particelle o onde, che si chiamano fotoni. Nel sistema vivente sono biofotoni e che viaggiano nel vuoto alla velocità di 300.000 km al secondo, come il campo elettromagnetico stesso. Quindi stiamo chiarendo che cos'è, come fa a avvenire in un sistema vivente un meccanismo di comunicazione, di riconoscimento fra le miliardi di cose che si potrebbero dire. Ovviamente sta ragionando solo su questo, dando solo una occhiatina di quello che succede. Quindi si è visto come i meccanismi che stanno alla base del riconoscimento cellulare, sia a livello dei meccanismi ligando recettore, quindi il modello chiave serratura, sia soprattutto a livello delle reazioni che avvengono, reazioni chimiche sincronizzate che avvengono all'interno di una singola cellula, le famose 100.000 reazioni al secondo, sono mediate e modulate dal campo elettromagnetico. Ovviamente qui c'è un altro attore fondamentale che non ho citato, ma perché ci porterebbe via troppo tempo, che è l'acqua. Se non ci fosse l'acqua non avverrebbe niente, ma niente di niente. Per cui l'acqua fa da substrato fondamentale perché tutto avvenga. Se io vado a riconsiderare quello che vi dicevo dei metronomi che oscillano, del piano di appoggio, quindi la menzolina e le lattine sono l'acqua e i campi elettromagnetici, che sono questi che giocano il ruolo fondamentale. Allora, se
teniamo quindi conto che tutto quello che avviene, che conosciamo a livello chimico, è mediato da un processo che lo anticipa e che è di tipo fisico e soprattutto di tipo risonante. Allora, un sistema vivente, la comunità scientifica non ha ancora definito cos'è la vita, ma si è trovata sostanzialmente d'accordo nel definire cos'è un sistema vivente. Qui lo vedete, è un sistema che evolve, risulta strutturato in una configurazione auto-ordinata e auto-organizzata, contiene le informazioni per controllare la struttura e la funzione, si sviluppa e cresce in modo autonomo, si riproduce. Tutte queste cose ci fanno capire che in definitiva la cellula è capace, proprio perché ha la possibilità di adattarsi continuamente agli stimoli esterni, a livello genetico e epigenetico, quindi deve creare delle linee di azione al secondo di cui si parlava prima, non sono continue e stabili, sono quelle, rimangono immutabili in eterno, si rimodulano secondo per secondo, giorno per giorno, anno per anno, per tutto il corso della vita, in base a quello che penso, a quello che mangio, a quello che respiro, proprio perché la stessa apnea che citava prima Giorgio, psico, neuro, endocrino, immunologia, ci dice che quello che io penso ha una traduzione a livello immunitario, a livello endocrino, a livello neuronale. Quindi la cellula, ogni singola cellula, non solo quelle del connettoma del cervello, ma ogni singola cellula è capace, è in grado di operare delle scelte consapevoli. E ovviamente se io, di cui io mi prendo la responsabilità ovviamente di questa frase, e se io tengo conto che niente in natura è casuale ma causale, per poter capire come funzioniamo dovremmo inglobare sempre nel paradigma anche gli aspetti che riguardano i campi elettromagnetici interni, il fatto che il DNA può essere considerato un'antenna elettromagnetica ingresso-uscita, la mutazione come evento quantistico, non come evento che avviene perché qualcuno ha la sfiga che la mutazione avviene, quando si batte sulla tastiera, non si possono fare degli errori, anche il DNA fa degli errori, non è così, a mio modo di vedere. Le proprietà dell'acqua, i domini di coerenza, la chiralità della materia vivente, cioè la capacità che ha di distinguere la destra dalla sinistra, e gli effetti negentropici che sono quelli che riguardano determinati fenomeni che ora non posso entrare in dettaglio. Però questo per dirvi come sia importante guardare il fenomeno della vita sotto prospettive diverse, perché altrimenti non capiamo come certe cose possano avvenire. Quindi, tornando a prima, i fenomeni di risonanza coerente, cioè in cui tutto si comporta come se fosse un corpo di ballo o un protone che sta marciando, quindi questi meccanismi di risonanza coerente che provocano poi la sincronizzazione del sistema e quindi il fatto che tutto oscilla in modo sincrono, non solo per quanto riguarda le reazioni che avvengono in una cellula, ma anche le comunicazioni fra tutte le 100.000 miliardi di cellule del nostro corpo, permettono la condizione di buona salute. Quindi un sistema vivente rimane in buona salute se tutto si svolge in modo sincrono, risonante, positivamente, come se fosse un concerto in cui tutti gli orchestrali hanno lo spartito e seguono esattamente la melodia e l'armonia. Quando si creano delle disarmonie, in realtà, come succede per i metronomi quando perdono la sincronizzazione, noi introduciamo una perdita di sincronia in quel preciso punto e quindi si crea la condizione generale di malattia. E possiamo capire che utilizzando gli strumenti giusti, come diceva prima Giorgio, per esempio l'analisi del capello, possiamo tracciare i punti precisi del nostro corpo in cui avviene questa perdita di sincronia. E quindi cito Paolo Bellavite, che è un medico dell'Università degli Studi di Verona, e lui dice proprio, lo dice da tanti anni questa cosa, una malattia può essere causata da un'interruzione di processi di comunicazione all'interno del network funzionale dell'organismo e quindi una disarmonia locale si ripercuote sempre in misura maggiore o minore su tutto il resto del sistema. E concludo dicendo la solita cosa che dico sempre quando finisco, come diceva Karl Popper, filosofo della scienza, ogni qualvolta di una teoria che ci sia una sola spiegazione, prenderla come un segno che non c'è capito niente.
vi ringrazio, spero di non essere stato troppo lungo e se ci sono domande sono a vostra disposizione. Grazie Giorgio. Oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia S-Drive che si basa su questi principi. Puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere. Chiamalo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info@epinutracel.it.